Perché la coppetta mestruale mi perde? Allora, ci sono alcuni motivi. Quello principale è che l'avete posizionata male. Dovete comunque sempre cercare di puntarla verso il coccige e di controllare che lei si sia aperta molto bene e la cervice sia un po' verso la coppetta. Non che lo oltrepassate e rimane magari accartocciata qua, oppure di questa parte, o l'avete inserita e non l'avete sistemata ed è rimasta un po' piegata qua in basso male. Un altro motivo è che l'avete inserita e il gambo, già sia l'anello, estello, qualsiasi altro tipo di gambo, è rimasto un po' fuori. Dovete tagliarlo perché il gambo comunque non deve sporgere. Oppure lei trova la sua posizione, ma voi dovete comunque tagliare il gambo perché il gambo sta facendo di leva. Noi qua all'interno abbiamo delle pieghe, delle rughette. E quindi alcuni gambi quando toccano fanno in modo che la coppetta prenda una posizione più diversa. Allora non abbiate paura, perché spero che la coppetta l'abbiate scelta in base alla vostra altezza del canale vaginale. Potete tranquillamente tagliare il gambo, pezzo un pezzo alla volta, e poi quando venga il momento della rimozione, vi aiutate spingendo con i muscoli.